Xenex Xanax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito filarono all'unisono. Festival dei Matti, quinta edizione, siamo qui con Dario Stefano dell'Aquila alla mia sinistra, Antonio Esposito alla mia destra. Quest'oggi si parlava di esili senza ritorno, si parlava di ospedali psichiatrici giudiziari, per cui con voi un po' un commento a quello che è stato questo dibattito e a cosa porterà, insomma, quel dibattito che è cominciato oggi, ma che poi insomma andrà avanti sicuramente nei prossimi mesi fino appunto alla data di cui abbiamo parlato in chiusura dell'appuntamento, ovvero marzo 2014. Dove portano le parole è sempre difficile dirlo. Diciamo che noi speriamo che il tema della chiusura dei manicomi criminali, quelli che adesso si chiamano ospedali psichiatrici giudiziari, che è fissato all'aprile del 2014, non sia un termine ingannevole, nel senso che non accada, come già accaduto, che questo termine sia prorogato. Allo stesso tempo la nostra preoccupazione è che ai manicomi criminali chiusi non vengano sostituiti dei piccoli manicomi criminali che, pur con nome diverso, assolvono la stessa funzione. Il dibattito di oggi e la storia che noi abbiamo cercato di raccontare, che è una storia del passato, è appunto quello di richiamare l'attenzione sul fatto che un'istituzione totale, un'istituzione manicomiale, non perde mai la logica che ne ha determinato la nascita. Questa logica ne accompagna lo sviluppo, quindi il nostro tentativo di racconto di una storia del passato è quella di dimostrare l'attualità di questo passato e la non riformabilità, se vuoi, di un'istituzione totale che non può che essere superata nei suoi meccanismi di funzionamento. Ecco, proprio su questo invece ad Antonio volevo fare una domanda rispetto proprio al libro, no? Alla genesi, come è nato e poi insomma cosa vi ha portato poi ad andare in giro a raccontare, insomma a riprendere questa storia, no? Che è una storia del passato, che però è una storia che ci parla di qualcosa che ancora purtroppo esiste. Il libro nasce da questo manoscritto di Aldo Trivini, che è un internato all'interno del manicomio di Aversa, ed è una storia che si svolge tra il 1974 e il 1975. Il recupero di questo manoscritto nelle carte di archivio restituisce una parola che era stata capace di mettere in discussione il sistema di potere, il sistema di disciplinamento dell'istituzione totale del manicomio criminale. Recuperarlo è stato recuperare qualcosa di importante, che riusciva a descrivere una logica che, in quanto logica di disciplinamento e di potere, è rimasta immutata negli anni, e quindi la straordinaria attualità di quelle parole, di quelle carte ritrovate così polverose e a cui noi abbiamo provato semplicemente a ridare forza nel presente, e per questo anche un piccolo appello che noi stiamo portando in giro, e perché noi abbiamo ritrovato quelle carte e oggi ci piacerebbe ritrovare Aldo Trivini. Quindi magari, insomma, potrebbe essere utile anche questo strumento, perché no? Se non ti spaventerai con le mie paure, un giorno che mi dirai le tue, troveremo il modo di rimuoverle.